Stendendo un velo pietoso davvero sull'ultima intervista rilasciata da Amber Heard alla ABC, in cui tra le altre cose dice di amare ancora Johnny Depp, scusate, cioè come avete fatto a non vedere questo grandissimo amore di Amber Heard nei confronti dell'ex marito? Dai, cioè, lasciamo perdere, perché infierire ulteriormente non mi sembra il caso, perché sarebbe come sparare sulla Croce Rossa praticamente. Parliamo quindi della questione Amber Heard in Aquaman 2. Al momento le notizie sono contrastanti, non si sa di preciso se Amber Heard verrà sostituita o meno, o comunque ridimensionata nel ruolo nel sequel di Aquaman. Vedremo cosa deciderà la Warner, ma qui quello che mi interessa è l'aspetto morale, diciamo. È giusto o non è giusto eliminare Amber Heard nel franchise di Aquaman in seguito appunto al processo perso contro Johnny Depp? Vediamo di analizzare un attimo la faccenda, perché la risposta non è poi così scontata, secondo me. Perché qui ci sono due questioni fondamentali da tenere presente. Una questione di principio e una questione di equità. Di principio perché in questi casi dovrebbe valere sempre la regola aurea di separare la persona dall'artista. In altre parole, le azioni anche turpi di una persona non possono inficiare in alcun modo la sua opera artistica. Ciò che una persona produce, come in questo caso una performance attoriale, dovrebbe essere completamente separata dalla sua vita privata, altrimenti dovremmo eliminare tutte le opere di quegli autori che, per un motivo o per l'altro, non corrispondono alla nostra idea di morale. E qui vedete, torna sempre il solito discorso del politicamente corretto della cancel culture, che purtroppo tali ideologie provocano dei danni immensi e tendono a eliminare mediaticamente, soprattutto, ma anche professionalmente, un artista che è stato semplicemente accusato, neanche condannato, di un determinato crimine, senza lasciare che questo artista possa continuare nella sua opera e ad esprimere il suo talento. Per cui il fatto che Amber Heard sia stata condannata per diffamazione non c'entra nulla con il suo ruolo in Aquaman, perché appunto sono due cose diverse. Quindi, se si vuole rispettare questo principio della separazione tra la persona e l'artista, Amber Heard dovrebbe rimanere lì dov'è. Ma se c'è una cosa che mi fa incazzare di più del non rispetto di certi principi, è i due pesi e le due misure. Perché quello che è successo a Johnny Depp qualche anno fa non può essere ignorato. E Johnny Depp venne escluso dal franchise di Animali Fantastici nel ruolo di Grindelwald neanche per una condanna diretta, ma per una causa persa contro il Sun, appunto. Invece in questo caso Amber Heard è stata condannata lei direttamente, cioè è risultata colpevole di diffamazione lei stessa. Per cui se Johnny Depp venne escluso in quel caso da Animali Fantastici per appunto una questione minore, a maggior ragione in questo caso Amber Heard dovrebbe essere esclusa 3 volte tanto se si vuole tenere una coerenza di trattamento. E guardate, non sono per niente da biasimare quelle persone che, se Amber Heard dovesse rimanere al suo posto, non andranno a vedere il film. Che, tra parentesi, a me che ci sia o non ci sia Amber Heard in Aquaman 2 non può fregare di meno, cioè non me ne frega un cazzo del franchise, quindi non sarei andato a vederlo in qualsiasi caso io Aquaman 2, però capisco l'indignazione di quelle persone che giustamente vedrebbero un'ingiustizia, perché appunto si sono fatti due pesi e due misure. E purtroppo questa situazione non si rimarginerà tanto presto, perché ormai si è creato il precedente, cioè si è avvalorato il principio per cui anche se si parla un minimo male di te, vieni escluso completamente da tutto. E questa, francamente, per me è una follia. Per cui, tirando le somme, sì, per me in questo caso è giusto che Amber Heard venga esclusa, perché anche se di principio io appunto non sarei d'accordo, c'è da dire che, essendo strettamente connessa con Johnny Depp,
se a lui è stato riservato un determinato trattamento, è giusto che anche lei riceva lo stesso, proprio per una questione di equità, appunto, perché altrimenti, secondo me, peggiorerebbe ulteriormente la situazione, cioè passerebbe il principio per cui se sei donna va tutto bene, se sei uomo, via da tutto. Vedremo come andranno le cose, io per il momento mi fermo qui, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video e se volete mettete un mi piace che male non fa. Alla prossima!